questa lezione riguarda il magistero di Leone XIII, in particolare l'Humanus Genus, e le edizioni di Scienza Cristiana hanno stampato senza pretese un librettino con questa e altre encicliche. Queste encicliche le trovate sia su internet, potete scaricare su internet, oppure questi libricini che possono facilitare la lezione. Va bene, eccoci qua. Dunque, dobbiamo adesso studiare la dottrina della massoneria per quanto il tempo e le circostanze ce lo permettono, evidentemente non approfonditamente. In particolare il programma che ci siamo prefissati e che segue le nostre abitudini, in genere la seconda delle lezioni riguarda un documento del Magistero della Chiesa, e il documento del Magistero della Chiesa che abbiamo scelto ovviamente è la più famosa, il più famoso dei documenti sulla massoneria della Chiesa Cattolica, cioè l'enciclica Humanum Genus di Papa Leone XIII, e che data del 20 aprile 1884, come dice il testo, anno settimo del nostro pontificato, non del mio ovviamente, di quello di Leone XIII. Darò un accenno anche ad altri documenti simili della Chiesa. Tuttavia, se mi sarà consentito e se il tempo me lo permetterà, intendo anche però completare, se mai è lecito, l'insegnamento del Papa con un esame di alcuni delle immense pubblicazioni, sconfinate pubblicazioni sul tema della massoneria, uno dei temi che attira di più, conseguentemente possiamo veramente immergerci in tantissimi testi, ma mi sono limitato per forza di cose a tre libri in particolare. Come guida, il libro che abbiamo ristampato come centro librario Sodalizium di Arthur Preuss, saggio sulla massoneria americana, che però tratta non solo della massoneria americana ma della massoneria universale, già che la sua tesi è che non ci sono differenze sostanziali tra tutte le comunioni massoniche, le obbedienze massoniche. Il libro di padre Giantulli, edito da Pucci Cipriani a Firenze tanti anni fa, nel 73, L'essenza della massoneria italiana, il naturalismo, e questo libro c'entra, diciamo, quello che insegna Leone XIII nella sua enciclica. E infine, tanto per sentire brevemente anche la voce del nemico, allora, ma non so se riuscirò a integrare come volevo questo testo, gli studi sulla massoneria di René Guénon. Non si tratta di un libro che ha questo titolo, ma di una raccolta di scritti e di articoli che René Guénon, massone, ha pubblicato in periodi diversi della sua vita, che ho trovato particolarmente interessanti. Non fanno altro che confermare quanto dicono gli altri autori, naturalmente da un punto di vista opposto. Quindi, come vedete, la materia è tanta. Io vorrei cominciare con una citazione, qui un po' quello che dirò adesso è quello che ho detto a Bologna l'anno scorso, fine dell'anno scorso, per cui mi scuso se mi ripeto, ma Paganini non ripete, ma Don Ricossa sì. Allora, abbiamo una citazione di Ventura, di cui vi ho già parlato, Ventura, ma Tommaso Ventura. Massoneria alla sbarra, sua vera origine, sua vera essenza, edizioni Atanor, Roma, 1961. Edizioni Atanor sono assolutamente note, adesso edizioni massoniche sono passate di mano, ma storicamente era la casa editrice della famiglia Alvi,
che è abbastanza nota in ambienti esoterici e anche in ambienti profani a causa di Geminello Alvi, che è un brillante scrittore contemporaneo. E allora Tommaso Ventura, che era massone di rango, scrisse in questo libro: il Papa Leone XIII, parlando dell'enciclica Humanum Genus, il Papa Leone XIII vide molto giusto, comprese che cosa fosse la massoneria, ne svelò la fisionomia precisa, ne denudò le aspirazioni in termini inequivocabili. Quindi, secondo la testimonianza di un importante massone italiano, possiamo trovare in Humanum Genus una testimonianza obiettiva e seria del pensiero massonico, anche per chi non è cattolico. Certo, chi è cattolico accetta il magistero della Chiesa, chi non lo è può evidentemente rifarsi a questo, a questa testimonianza. Perché studiare la dottrina della massoneria, anche qui a tutta velocità, in maniera sommaria? Non certo per diventare massoni né per approvare. Vi ripeto, noi ne parliamo da nemici dichiarati. Servirà per renderci conto che forse noi stessi a volte, molti almeno, e tante volte senza rendersene conto, condividiamo le idee della massoneria senza saperlo. Perché è facile dire: io sono contro la massoneria, mi oppongo alla massoneria, i massoni sono dei delinquenti, sono stati coinvolti in tantissimi fatti di cronaca non a loro onore, oppure hanno messo la loro mano in tantissimi avvenimenti storici deleteri che rigetto, oppure i massoni attualmente governano o comunque influenzano il mondo moderno, che io rigetto, e fin qui va tutto bene. Tizio era massone, Caio era massone, ma era massone, ma cosa vuol dire? Cosa pensano veramente i massoni? Quali sono le idee della massoneria? Non solo quelle, per così dire, da vendere al pubblico esterno, quelle le conosciamo bene: libertà, eguaglianza, fraternità, libertà religiosa, diritti dell'uomo, e questo ce lo insegnano dal mattino alla sera, nelle scuole, nei parlamenti, nelle parrocchie, nelle università, ovunque. Ma qual è la dottrina occulta della massoneria? Cioè quella che non viene venduta al pubblico, ma quella che costituisce il pensiero iniziatico. E anche lì a Bologna feci questa citazione di un gran maestro che ormai non è più tale, Giordano Gamberini, un valdese. Tra l'altro i valdesi e la massoneria hanno contatti strettissimi da sempre, ci sono anche dei libri molto interessanti su questo punto, sui contatti tra la massoneria e i valdesi, ed era però anche vescovo, questo Gamberini, della, non si toglieva nulla, della chiesa gnostica col nome di Iulianus. Anche René Guénon era vescovo della chiesa gnostica. E questo discorso è tratto da un, cioè questa citazione è tratta da un discorso alla loggia Sabazia di Savona del 15 giugno 1969, dove Gamberini diceva: la massoneria ha un solo modo di vincere: quando il mondo profano, cioè di chi non è massone, accoglie i suoi principi, quando questi diventano patrimonio definitivo e inalienabile dell'intera umanità, quando anche gli avversari si contraddicono e li professano come propri. E questo è il nostro problema: non sono più molti gli avversari della massoneria, ma di questi pochi avversari della massoneria, molti, senza rendersene conto, professano i principi della massoneria. E allora la massoneria ha vinto, se le cose stanno così. Ma per renderci conto di quali sono i principi della massoneria che dobbiamo rigettare, non solo quelli, vi dico, che sono dati per il grande pubblico, ma anche quelli che invece sono per chi approfondisce la loro dottrina,
bisogna studiarla, ripeto ancora una volta, non per farla propria. La Chiesa ha da sempre messo in guardia contro la massoneria. Si ripete come cifra, non mi sono peritato di contarli, che sono stati pubblicati circa 586 documenti ufficiali della Chiesa Cattolica contro la massoneria. Quindi direi non poco, non male. E il primo di questi documenti ufficiali, la Chiesa iniziò subito a contrastare la massoneria, come vi ho detto, laddove l'Inquisizione era ancora in funzione. I primi atti furono contro la massoneria, sia in Spagna, in Portogallo, in Italia. Crudeli, che era un massone, fu imprigionato a Firenze e questo costò alla Inquisizione la sua esistenza, in quanto il Granduca era massone e quindi provvide a sciogliere l'Inquisizione, che aveva osato toccare le logge. Ma il primo documento ufficiale di vertice, quindi non alla base, ma del vertice della Chiesa, data del 28 aprile 1738. La bolla, credo, in eminenti apostolatus specula di Papa Clemente XII, cioè Lorenzo Corsini. E in questo documento vengono dati di già i principali motivi, i primi motivi di condanna della massoneria, che viene dichiarata sospetta di eresia chi è massone, e si dichiara pure naturalmente la scomunica per i massoni, riservata al Papa, per i massoni e per coloro che aiutano la massoneria. Allora viene detto che uno dei motivi per i quali si condanna la massoneria è il segreto. Si tratta di una società segreta. Un secondo motivo sono i giuramenti che devono prestare i massoni, indipendentemente dall'autorità della Chiesa e dello Stato. Ma poi c'è un motivo direi di principio, che è questo, che nelle riunioni massoniche e nella massoneria sono ammessi le persone di ogni religione. E questo quindi è già il principio fondamentale di condanna, che la massoneria è un'associazione che non distingue tra la fede e l'eresia, ma che accomuna in fratellanza coloro che seguono la vera fede e coloro invece che non seguono e anzi negano la vera fede. Praticamente la condanna della massoneria è pronunciata proprio per questa idea di libertà religiosa, di dialogo interreligioso, di ecumenismo, si direbbe oggi, che affratella e accomuna uomini di diverse religioni. E già nell'introduzione storica che vi ho dato sia un po' i motivi di principio, sia i motivi contingenti e storici che portarono l'Inghilterra a trovare nelle logge massoniche la possibilità di riunione di uomini di tutte le religioni, non solo cristiane, ma anche non cristiane. In effetti, benché ci siano dei simboli cristiani, come normalmente la Bibbia, eccetera, per esempio, come il libro sacro, tuttavia questo libro sacro può essere un qualunque libro sacro di qualunque religione, il libro dei Veda, il Corano, eccetera, proprio perché nel numero uno, nel primo punto della Costituzione di Anderson che vi ho citato, viene detto che il massone deve professare la religione del paese in cui si trovava. E già vediamo quindi l'indifferentismo: non c'è una verità che è vera ovunque, ma la professione di una religione intesa come denominazione, confessione religiosa è solamente un aspetto sociale dovuto a dove io mi trovo, e quindi un'appartenenza esteriore a un culto religioso. Secondariamente, dice, però ai nostri tempi è preferibile che ognuno resti alle proprie idee e opinioni, la religione è trasformata in un'opinione personale, e ciò che invece è richiesto al massone è di concordare e di aderire a quella religione a cui tutti concordano, ovvero sia un denominatore comune, qualche cosa che unisce tutte le religioni,
o anche magari le irreligioni, e che è comune a tutta l'umanità. E questo è considerato come qualcosa di primitivo, di più antico e di più tradizionale rispetto a qualunque chiesa o denominazione religiosa. Per questo solo motivo, e giustamente, la Chiesa condannò la massoneria con la pena più grave della scomunica. I documenti della Chiesa contro la massoneria continuarono col successore di Clemente XII. Siamo con Papa Benedetto XIV, 18 maggio 1351, la bolla Providas Romanorum. Benedetto XIV dichiara che interviene in questa materia perché la propaganda massonica per convincere i cattolici ad aderire alla massoneria consisteva nel dichiarare che lui, Benedetto XIV, non aveva rinnovato la condanna della massoneria. Per il fatto stesso, la condanna della massoneria era l'opinione di un papa, il predecessore, e non di Benedetto XIV. Tanto più che i massoni avevano diffuso ad arte la calunnia, sarà la prima ma non l'ultima, che Benedetto XIV in persona era massone, ragione per cui si faceva credere che avesse una certa quale condiscendenza verso la massoneria. Il grande papa di Bologna, quindi papa Lambertini, condannò quindi solennemente la massoneria rinnovando la scomunica, pur dicendo che non era necessario farlo, e riportando nel suo documento il testo tutto intero del suo predecessore. Nel frattempo abbiamo i frutti della massoneria, tra i quali la rivoluzione francese, il periodo napoleonico che fu un certo apogeo della massoneria in continente, allora che Napoleone si sia servito della massoneria, i suoi fratelli erano i grandi maestri un po' ovunque, cosa certa, che sotto Napoleone la massoneria abbia preso un'importanza enorme un po' ovunque è altrettanto certo, ma non ci deve mai far dimenticare che i suoi nemici accaniti, politici, cioè gli inglesi, erano ancora più massoni di lui, tant'è vero che hanno vinto loro. Ragione per cui non dobbiamo pensare che, ecco, allora Napoleone era massone, quindi chi era contro lui erano bravi, no? E questo è un gioco in cui non dobbiamo cadere, proprio perché la caratteristica d'altronde della massoneria è di essere, per così dire, trasversale, e di accomunare in loggia coloro che nel mondo profano si combattono sia religiosamente che politicamente. Dopo gli sconquassi della rivoluzione, all'inizio dei sommovimenti dei carbonari, ci fu la bolla Ecclesia Maliesu di Papa Pio VII contro la carboneria e la massoneria. E il quarto documento, possiamo dire, no, il quarto documento antico di Leone XII, Quo Graviora, del 13 marzo 1826, ancora una volta contro la massoneria e la carboneria, che riprende e pubblica tutti i tre documenti precedenti. E la caratteristica di questi primi documenti è di pubblicare in esteso i testi precedenti, rinnovando continuamente la condanna, pur non essendo questo necessario. In seguito anche Pio IX, naturalmente gli altri papi hanno condannato questo errore, ma non c'è dubbio che nella storia della Chiesa il papa che maggiormente ha combattuto a viso aperto la massoneria e ne ha dato anche una descrizione dottrinale approfondita, appunto, che il fratello Ventura dice che ha visto giusto, è Papa Leone XIII. E il numero di encicliche, di interventi, di bolli, documenti di Leone XIII contro la massoneria sono innumerevoli. I più importanti forse sono appunto l'enciclica Humanum Genus, che vi riassumerò, e poi per l'Italia, quindi applicata alla situazione italiana, l'enciclica Inimica Vis, che è posteriore all'enciclica precedente ed è dell'8 dicembre 1892. L'attività antimassonica di Leone XIII, che poi sostenne anche un approfondimento di studi non solo contro la massoneria ma contro il giudaismo, pubblicati quasi tutti, molti, ma non solo, sulla civiltà cattolica dei padri gesuiti,
diciamo, questa intensa propaganda antimassonica, approfondimento e lotta antimassonica, praticamente andò a incagliarsi e quasi fu affondata dallo scandalo Taxil. Leo Taxil era uno pseudonimo di uno scrittore anche piuttosto sconcio, pornografo, eccetera, affiliato alla massoneria, che a un certo punto parlò di una sua mirabolante conversione al cattolicesimo e pretese, non solo, c'era un altro assieme a lui, se non rimane a battaglia, che praticamente svelò i segreti della massoneria con numerosi articoli, libri, eccetera. Non convinse tutti per la verità sull'autenticità e la sincerità di quello che diceva, ma certamente ebbe un eco straordinario, fino a che un altro eco altrettanto straordinario si rivelò una conferenza pubblica nella quale dichiarò che tutto quello che aveva detto, anche su una famosa affiliata di Anna Vogan, eccetera, era tutto inventato di sana pianta per prendere in giro i cattolici che ci avevano creduto. Fu uno scandalo immenso e possiamo dire che il movimento antimassonico lanciato così bene da Leone XIII non si riebbe da questo scandalo, anche se molti studiosi della massoneria contro la massoneria avevano già messo in guardia dalle mistificazioni di Leo Taxil. Non vuol dire che tutto quello che ha rivelato Leo Taxil sia veramente falso, come ha preteso di dire. Molte cose erano verissime, solamente che presentando, era una specie di polpetta avvelenata, cosa che la massoneria fa molto spesso e continuiamo a cascarci ancora adesso, presentava nello stesso tempo e assieme delle verità anche interessanti e importanti contro la massoneria, unite però nello stesso tempo a delle cose palesemente esagerate e false. Il risultato era che l'incauto, vedendo le cose vere ed essendo mosso comunque dall'ostilità verso la setta, mangiava la polpetta con la carne ma anche col veleno, con il risultato di discreditare la lotta contro la massoneria. La tattica continua ancora adesso. E purtroppo a volte l'ingenuità dei buoni, oltre che le intossicazioni dei cattivi, continuano a fare dei danni. C'è chi dice che Leo Taxil abbia avuto una conversione sincera e che fu la ritrattazione a essere insincera, ma quale che ne sia la verità di questa questione, che ha fatto scorrere, come diciamo, fiumi di inchiostro, adesso questa è una digressione, storicamente le cose andarono così. Ciò non toglie che la Chiesa perseverò nella sua rigida condanna della massoneria, e bisogna dire anche che la massoneria poi tanti, potremmo dire così, terzordini, cioè associazioni che non sono massoniche, ma che però cercano di dare un'impronta massonica, sia nel simbolismo, sia nel laicismo, in tutte e due, al mondo della cultura, al mondo sociale. Pensare nel campo educativo il movimento dei Boy Scout sembra molto innocente, ma è di origine chiaramente massonica. Nel campo della carità la Croce Rossa, nel campo, insomma, potremmo fare una lunga lista, nel campo dei fini ultimi facciamo le corna, le società per la cremazione, cui parleremo, che sono tutte lì strettamente, totalmente in mano alla massoneria, ma potremmo fare lunghissime liste. Naturalmente queste associazioni, come i vari club, come i Rotary, Lions, eccetera, non sono la massoneria, ma sono stati fondati da dei massoni e servono, nell'intenzione della massoneria, di diffondere la propria mentalità nel mondo profano, cioè nel mondo dei non massoni. La Chiesa è sempre stata severa nei confronti della massoneria, delle sue opere, delle sue pompe, e questa severità si è poi, per così dire, cristallizzata, codificata nel codice di diritto canonico. Codice di diritto canonico voluto da San Pio X e promulgato dal suo successore Benedetto XV, il 27 maggio 1917, che combinava, ma era appunto una cosa che c'era già prima, diciamo, codifica la condanna della massoneria che è citata esplicitamente, e si combina la pena della scomunica, mentre
chi è al corrente dell'affiliazione massonica di qualcuno, del clero in particolare, bisogna denunciarlo alla competente autorità ecclesiastica. Sono qui i canoni 684-2335. Ci fermiamo per il momento qui, perché quello che hanno fatto i modernisti in seguito lo vedremo nella terza lezione. Allora, adesso si tratta di fare un riassunto dell'enciclica Humanum Genus per poi vedere quelle altre fonti di cui vi ho parlato. L'enciclica è bene che la leggiate, io non ve la leggerò qui, anche sarebbe molto bello, avrei finito la mia lezione senza fatica, basta leggere e fare qualche commento mentre leggo, ma siccome la potete leggere o comprando il libro di cui è stato parlato, edito dal benemerito editore Solfanelli, oppure lo potete trovare altrimenti, ormai le fonti per trovare tutte queste encicliche le trovate anche facilmente sul web. Quindi invece di leggervela, si è chiuso il microfono o perché è morto, perché l'ho fatto morire io. No, credo che è morto, ma io urlo. Allora, come dicevo, vi faccio un riassunto di questa enciclica. Leone XIII inizia ponendo la questione in una lotta tra due città, come dice Gesù, non si può servire due padroni, San Paolo non si può servire a Cristo e a Belial, Agostino c'è la città di Dio e la città del diavolo. La città nemica della Chiesa, del cristianesimo, oggi è la massoneria. E al punto 4 il Papa ricorda tutte le condanne della Chiesa contro la massoneria dal 1738 e anche gli interventi legislativi di molti stati sovrani che misero al bando in momenti diversi della storia la massoneria. Ma tristemente il Papa deve constatare al numero 7 che attualmente la massoneria, una volta messa al bando degli stati, è quasi padrona degli stati. E se questo lo si poteva dire allora, allo stesso modo lo si deve dire purtroppo oggi, se non ancora di più, anche se allora, alla fine dell'Ottocento, la massoneria aveva un volto molto virulento e aggressivo, mentre invece oggi è più suadente e persuasivo, a volte. Allora, prima di tutto incomincia ad affrontare il problema della massoneria in se stessa e riprende i due punti già segnalati dai suoi predecessori: il segreto da un lato. La massoneria non è l'unica società segreta, ma è una società segreta che richiede cieca obbedienza però a delle autorità che non sono sotto il controllo delle legittime autorità, né quella temporale né quella spirituale, mentre i giuramenti massonici impegnano l'adepto a seguire qualunque ordine venga dato, anche quindi eventualmente contro l'autorità spirituale o temporale, che ne dica la massoneria. Qual è lo scopo della massoneria al punto 15 di questo documento? Lo scopo della massoneria, come ha d'altronde ben riassunto Giantulli, è il naturalismo, cioè sopprimere la religione cristiana, praticamente il cristianesimo, per sostituirlo, ecco, mi è saltata proprio la pagina 4, ma guarda un po', tutte le pagine, tutte quelle andate via, per sostituirla, eccola qui, è andata da dopo, per sostituirla con il naturalismo, per sostituirla con il dice distruggere da capo a fondo tutto l'ordine religioso e sociale quale fu creato dal cristianesimo, quindi non solo il cristianesimo, ma l'ordine sociale creato dal cristianesimo, pigliando fondamenti e nome dal naturalismo, rifarlo a loro senno di pianta, cioè rifarlo totalmente secondo la loro mentalità, che è sostanzialmente quello del naturalismo. Il naturalismo
Dopo il punto 16 ricorda Leone XIII che ci sono società che non hanno il nome di massonico, ma che sono affini alla massoneria. Vi ho detto, c'è la setta e la massoneria, che è una setta nella setta. Parla il Papa sempre di che cos'è sostanzialmente il naturalismo di cui abbiamo parlato. Fondamento principale dei naturalisti, come il nome stesso lo dice, è la sovranità e il magistero assoluto dell'umana natura e dell'umana ragione. Quindi dei doveri verso Dio o poco si curano o mal ne sentono, negano affatto la divina rivelazione, non ammettono dogmi, questo è un principio fondamentale della massoneria, non verità superiori all'intelligenza umana, non maestro alcuno a cui si abbia per autorità dell'ufficio da credere in coscienza. E poiché il privilegio singolare unicamente proprio della Chiesa Cattolica è il possedere nella sua pienezza e conservare nella sua integrità il deposito delle dottrine divinamente rivelate, l'autorità del Magistero, i mezzi sovrannaturali dell'eterna salute, somma contro di lei è la rabbia e l'accecamento dei nemici. Naturalmente non sempre si manifestano in maniera chiara, a volte in maniera ambigua, e comunque poi il conseguenza di questo naturalismo, la specialmente dove è più libera di fare a suo modo, se ella non si mostri esecutrice fedele delle massime dei naturalisti, la massoneria, con lungo e ostinato proposito si procura che nella società non abbia alcuna influenza né il magistero né l'autorità della Chiesa, e perciò si predica dappertutto e si sostiene la piena separazione dello Stato dalla Chiesa. Così si sottraggono leggi e governo alle virtù divinamente salutare della religione cattolica, per conseguenza si vuole ogni costo ordinare in tutto e per tutto gli Stati, indipendentemente dalle istituzioni e dalle dottrine della Chiesa. Quindi la filosofia è il naturalismo. Cosa vuol dire? Negare il sovrannaturale. Sovrannaturale è ciò che supera tutte le forze della natura creata. Negare che al di fuori della natura creata ci sia qualche cosa che quindi è sovrannaturale è un principio fondamentale del naturalismo e quindi della massoneria, che è naturalista. Se quindi si parla di Dio, e vedremo in che senso la massoneria parla di Dio, questo Dio non può superare le forze della natura, rientra nella natura. Dio non è al di sopra della natura, Dio è nella natura, anzi Dio è la natura. A meno di credere al deismo massonico, cioè di un Dio creatore che è riconoscibile da un punto di vista naturale, ma non è conoscibile mediante la rivelazione. Altro punto fondamentale del naturalismo quindi è il rifiuto della rivelazione. Qualunque religione rivelata, cioè che Dio abbia potuto parlare alle sue creature, manifestarsi alle sue creature al di fuori della natura e del mondo, è rifiutato, perché questo è sovrannaturale. Che Dio poi abbia potuto farsi uomo e istituire una chiesa che, pur composta da uomini, è di origine divina, questo anche è sovrannaturale e quindi rifiutato e dai naturalisti e dalla massoneria. Infine, il naturalismo nega qualunque influenza, forza di ciò che è sovrannaturale sull'uomo, e quindi la vita della grazia, che è la vita divina in noi, che ci è comunicata da Dio, la vita sovrannaturale, un fine sovrannaturale, che è la beatitudine e la visione faccia a faccia di Dio, i mezzi sovrannaturali per raggiungerla, cioè i sacramenti. E vuole la massoneria che, perlomeno, seppur qualcuno vuole mantenere una credenza, che perché no altro non è che sentimento e opinione, ma non solo per lui, una credenza in queste cose, lo faccia come qualcosa di personale,
ma questo non può e non deve essere la regola, la guida, ciò che informa la società. Quindi quello che è sovrannaturale non può informare la società. Una caratteristica quindi essenziale della massoneria è il laicismo, come spiegato al numero sempre 14 di questa enciclica, che Pio XI chiamerà una peste, e conseguentemente uno dei capisaldi pratici del laicismo è la separazione tra lo Stato e la Chiesa. Ora noi vediamo, e questa è già la terza lezione che vi farò, che un punto essenziale della predicazione di coloro che occupano illegittimamente la sede di Pietro attualmente è di proclamare la laicità dello Stato e della separazione tra Stato e Chiesa come una dottrina fondamentalmente evangelica. Ovvero sia, coloro che occupano la sede di Pietro senza averne legittimità, se non puramente esteriore, proclamano altamente come dottrina da credersi nella Chiesa una dottrina essenzialmente massonica, che corrisponde poi al cosiddetto nuovo diritto rivoluzionario instaurato con le rivoluzioni moderne e di già vaticinato dalle sette protestanti estremiste, tra le quali appunto quelle dei sociniani, appunto negatori della divinità di Cristo. E non è normale, divinità di Cristo, trinità delle persone, sono verità sovrannaturali che il naturalista non può riconoscere in Dio, a proposito del quale al massimo si potrà dire che esiste ma nulla più, senza sapere che cosa egli sia veramente. Questo per quel che riguarda Dio e le conseguenze nella società. Da qui viene anche il principio massonico di tolleranza. La tolleranza, certo anche verso il cristianesimo a parole, ma deve essere aperto a tutte le fedi, da cui l'indifferentismo e la libertà di culto. E il Papa spiega che questa indifferenza verso tutte le fedi e questa libertà di religione e di culto porta alla distruzione di tutte le fedi. L'indifferenza nei confronti di una religione porta necessariamente alla distruzione di tutte le religioni. Infine, continuando l'esame di questa enciclica, vediamo che anche le verità conoscibili dalla ragione naturale, l'esistenza di Dio, la spiritualità dell'anima, diventano in massoneria inconsistenti, incerte. Alcuni le negano, altre le affermano, ma in maniera panteista, per cui viene a crollare, numero 20, 18, 19, 20, non solo l'ordine soprannaturale, ma anche quello naturale. Cioè, verità di fede soprannaturale, per esempio, è rivelata la trinità delle persone, noi non possiamo conoscerlo con la ragione. Invece verità di ordine naturale conoscibile con la ragione, l'esistenza di Dio, la spiritualità e l'immortalità dell'anima umana. Ma prima la massoneria nega tutto ciò che è sovrannaturale, poi ammette ciò che è naturale, ma anche su ciò che è a portata della ragione e della natura umana, ecco che questa ragione che prima viene esaltata, adesso viene abbassata e viene portata all'incapacità di poter dire qualcosa di certo e su Dio e sull'anima, intendendolo, quando ancora lo si afferma, alla maniera panteista. Vedremo poi dopo quanto sia vero citando le autorità massoniche stesse. Questo naturalismo in campo religioso diventa naturalismo in campo sociale, dal dogma alla fede. Il dogma è negato e la morale conseguentemente deve essere di ordine naturale pure essa. Non vi sono quindi più né leggi eterne né fine ultimo sovrannaturale, la morale deve essere laica, e negando la caduta dell'uomo si nega la mortificazione. Il matrimonio diventa un contratto puramente civile e la massoneria ha propugnato sempre ovunque il divorzio, come abbiamo spiegato in uno di questi seminari che abbiamo fatto appunto sulla questione del divorzio. Quanto alla scuola, punto 26, anch'essa deve essere assolutamente laica. Vi ho detto che tutti i ministri della pubblica istruzione
furono tutti quanti affiliati alla massoneria, magari qualche altro ministero era lasciato dei profani, non quelli che dovevano occuparsi dell'educazione della gioventù. Un altro punto, stato laico vuol dire ateo privo di religione, e poi i principi di uguaglianza, libertà, si applicano anche al sistema di governo, e quindi il falso, falsissimo principio che Leone XIII ha condannato più volte della sovranità popolare. La sovranità popolare non è il fatto che i cittadini, il popolo, possano designare chi deve governare, che è uno dei mezzi, non l'unico, per poter avere una designazione di autorità. La sovranità popolare, come ci ha insegnato ovunque, e anche qui abbiamo fatto un seminario su questo tema, consiste nell'idea che l'autorità viene non da Dio ma dal popolo. La negazione che l'autorità viene da Dio, qualunque sia la persona che incarna questa autorità. Naturalmente, se non c'è più Dio, o se di Dio non può essere detto nulla, l'autorità non può venire da Dio. E questa è la distruzione del principio stesso di autorità, e noi ne vediamo tutte le conseguenze. Come la famiglia ormai non è più neanche il matrimonio civile, il matrimonio non c'è più, così l'autorità allo stesso punto è distrutta nelle fondamenta in tutte le sue applicazioni, sia al vertice dello Stato, e purtroppo si può dire in un certo senso della Chiesa, sia nelle applicazioni nella famiglia, nella scuola, ovunque, in qualunque istituzione pubblica. I più audaci giungono, dice Leone XIII, all'eguaglianza dei beni, cioè i socialisti e i comunisti, già condannati in questo documento dal Papa al numero 28 più volte. Il proposito della massoneria, dice Leone XIII, è voler risuscitare i costumi e le istituzioni del paganesimo, ripudiare i benefici che Cristo ha portato all'individuo e alla società, con un odio verso Cristo che viene assolutamente da Satana. Quindi viene manifestato chiaramente l'origine ultima o prima, se vogliamo, secondo da che punto di vista lo si guarda, della massoneria, cioè Satana. Il famoso inno a Satana di Carducci non è solamente una schitarrata, come ebbe a dire. Se lo leggete è molto interessante, e tutto l'inno a Satana del 1869, se non erro, esprime tutte le risorgenze che lui vede dello spirito che fa suo massonico nel corso della storia dell'umanità. Molto molto interessante. Ritorna sulla questione del rapporto tra Stato e Chiesa e dice: uno Stato senza religione e senza culto, numero 32, è un'insensatezza ignota pure ai pagani, che non ammettevano una società che non fosse fondata sul sacro e su Dio. E questo porta ancora una volta alla sovversione progettata dai socialisti e dai comunisti. La strategia della massoneria è stata di adulare i principi contro la Chiesa e il popolo contro i principi, e allora bisogna fare il contrario, che i principi e il popolo si uniscano non più contro la Chiesa ma contro i massoni, talché propone numerosi rimedi, tra i quali uno voglio dire qui, cioè che bisogna togliere alla setta massonica le sue mentite spoglie, bisogna togliere alla massoneria la sua maschera. Allora, dopo aver visto questa, un po' cavalcando per la verità, questa enciclica, che sarebbe stato molto meglio leggere, perché lo stile, pur essendo antiquato ovviamente, è particolarmente bello, e poi sono le parole stesse quindi del capo della Chiesa. Comunque, tuttavia, vorrei, proprio per fare un approfondimento, che però non è un cambiamento di quello che sostanzialmente dice Leone XIII, anzi una conferma che viene dall'autorità stessa della massoneria, delle parole del Papa. E questa conferma la possiamo trovare in questo interessantissimo libro, quelli che vi ho citato, questi tre, Preuss, Giantulli, vogliamo anche che no,
ma seguirò come traccia il libro di Arthur Preuss, Saggio sulla massoneria americana. Lo scopo di questo autore è quello di dimostrare che, contrariamente a quello che si pensa, la massoneria americana e in genere quella anglosassone non differisce per nulla dalle massonerie continentali o latine. Il pregiudizio è che quelle latine o continentali siano particolarmente ostili alla Chiesa e alla religione e anche a Dio. Ci fu la famosa questione per cui il Grande Oriente di Francia soppresse l'invocazione che era uno dei principi fondamentali delle pietre di confine, come si dice in massoneria, della massoneria, cioè l'invocazione al cosiddetto Gadu, cioè il grande architetto dell'universo. Per cui la massoneria francese sostituì questa formula con altre formule, ad esempio a gloria dell'umanità o a gloria della massoneria universale, o addirittura nel caso dell'iniziazione di Proudhon, celebre personaggio del socialismo non scientifico secondo Marx, Proudhon gli viene chiesto, secondo il rituale, qual è il dovere del massone verso Dio, e pare che rispose: la guerra. Quindi siamo ben lontani dall'apparente deismo delle massonerie anglosassoni. Ebbene, si tratta di capire che non c'è in realtà alcuna differenza tra l'una e l'altra, e le idee dell'una e dell'altra è lo stesso. E per la questione del grande architetto, perché ho parlato di questo, devo leggere qualche riga di René Guénon, in un articolo che gli scrisse nel 1911 a proposito del grande architetto dell'universo. Lì fa accenno alla polemica appunto tra la massoneria francese, considerata irregolare dalla loggia di Londra perché ha soppresso il titolo del grande architetto dell'universo, cioè Dio, e ha professato una specie di ateismo, e invece appunto le logge inglesi, che ancora hanno mantenuto, secondo la Costituzione di Anderson, che però tutti quanti si riconoscono in questa Costituzione di Anderson, il fatto di Dio e dell'anima. Allora, Guénon per esempio scrive: abbiamo già detto che per noi il grande architetto dell'universo costituisce unicamente un simbolo iniziatico, che si deve trattare come tutti gli altri simboli, e del quale per conseguenza bisogna innanzitutto cercare di farsi un'idea razionale, ed è da dire che questa concezione non può avere niente in comune con il Dio delle religioni antropomorfiche, parla del cristianesimo, e comunque delle religioni rivelate, il che non è solo irrazionale ma anche antirazionale. Sempre che non, e continua con lo scrivere, il grande architetto, spiega, non è il demiurgo, cioè una via di mezzo tra Dio e il creato. Il demiurgo sarebbe uno strumento intermedio, che è quello che direttamente crea o fa il mondo. È qualcosa di più, di infinitamente più grande, dato che rappresenta una concezione molto più elevata. Ma qual è questa concezione più elevata? È difficile da capire. Che cos'è questo Gadu, grande architetto, che sembrerebbe essere un Dio che architetta, cioè che concepisce il mondo? L'architetto cosa fa? Concepisce l'opera che dovrà fare e poi la fa. Quindi l'idea divina, che ha il concetto del divino, dopodiché il mondo viene fatto secondo l'idea che ha, magari con un manuale che è il demiurgo, che è già contro il cristianesimo questa idea. No, no, il grande architetto non è questo. Il grande architetto è la collettività degli esseri individuali, considerata nel suo insieme, che in realtà costituisce il demiurgo, l'artigiano, l'operaio dell'universo. Quindi l'umanità nel suo insieme è il demiurgo che fa l'universo, cioè il mondo si fa da sé.
Questa concezione del demiurgo, ne abbiamo già esposto in un altro studio, corrisponde nella Kabbalah all'Adam protoplastes, cioè primo fornatore, mentre il grande architetto è identico all'Adam Kadmon, cioè all'uomo universale. E l'uomo universale, attenzione, non è l'uomo, né l'insieme degli uomini, è il macrocosmo rispetto al microcosmo che siamo noi. Lo vedremo meglio questo Adam Kadmon, ma già di nome vediamo che cosa dice. E del resto torto che il fratello Nergal, un altro massone simile a Dio antropomorfo dei cristiani esoterici a Yahweh, lo ierogramma del grande architetto dell'universo stesso, e da là altro tetragramma la cui composizione geroglifica designa segnatamente il principio della costruzione universale. Tali simboli non sono assolutamente delle personificazioni, tanto poco lo sono che è interdetto di rappresentarli per mezzo di una qualsiasi figura. Quindi, alla gloria del grande architetto dell'universo o del sublime architetto dei mondi nel rito egiziano può essere sostituito benissimo con altre formule esattamente equivalenti quando si è proposto di sostituirvi queste parole: alla gloria dell'umanità. Quest'ultima deve allora essere intesa nella sua totalità, che costituisce l'uomo universale, cioè l'Adam Kadmon. O ancora alla gloria della massoneria universale, perché la massoneria in senso universale si identifica con l'umanità integrale, considerata nel compimento ideale della grande opera costruttiva. Quindi dice che, per concludere, diremo che l'ateismo in massoneria non è e non può essere che una maschera che nei paesi latini, particolarmente in Francia, ha senza dubbio avuto temporaneamente la sua utilità, si potrebbe quasi dire la sua necessità, quindi giustifica la soppressione di questa formula, diciamo, che poteva sembrare deista, per sostituirla con una professione di ateismo, anche se neppure l'ateismo è l'ultima parola, per ragioni diverse, dice. Ciò non vuole affatto dire, dice, il fatto che poi possiamo mantenere questa formula, dice, non vuol dire, imitando la tendenza pietista che ancora domina la massoneria anglosassone, chiedere l'istituzione di una professione di fede deista, cioè in un Dio che non si sa che cos'è, implicante la credenza in un Dio personale più o meno antropomorfo. Lungi da noi un simile pensiero. Di più, se una simile dichiarazione dovesse mai essere richiesta in una qualsiasi fratellanza iniziatica, saremmo certamente i primi a rifiutare di sottoscriverla. Quindi, già, ma vedremo poi che i nostri autori, che adesso citeremo, dicono la stessa cosa e spiegano la stessa cosa, forse più approfonditamente ancora. Questo è un breve articolo. Allora, nel nostro libro, passo subito al capitolo 2, le citazioni sono due. Uno è Mackey, non so se pronuncio bene, anzi pronuncio certamente male l'inglese, una delle presenti mi ha mostrato come si dice girarosto oppure griglia in inglese, non ha niente a che vedere con quello che ho detto. Quindi, quando metterete il video su YouTube, bisogna cancellare la parola girarosto e sostituirlo con una traduzione inglese, ecco, che non mi svergogni nel mondo intero. Allora, qui abbiamo due fonti particolari americane degli Stati Uniti: Mackey, che è l'autore di un dizionario della massoneria che ho, e Albert Pike, al quale si attribuiscono lettere apocrife a Manzini, che credo non ha mai scritto, ma che ha scritto però in compenso molti libri interessanti che sono qui citati, e che era uno dei capi in testa della massoneria inglese. Allora, capitolo 2 si parla della segretezza. Abbiamo già visto l'importanza della segretezza in massoneria. Allora, io qua devo riassumere, perché un librone così non posso leggervelo tutto. Prima di tutto si citano questi autori, in genere Pike, per spiegare che già Pitagora, gli antichi egizi, i druidi, tutti distinguono tra una scienza esoterica e una esoterica, una orale per pochi, l'altra scritta che può essere divulgata agli altri. Il segreto è essenziale alla massoneria. Senza il segreto la massoneria non sarebbe nulla. E anche Guénon, nei suoi scritti, nei suoi articoli messi in raccolta qui,
spiega bene che il segreto non è dovuto al fatto che la massoneria era perseguitata, doveva quindi nascondere qualcosa a delle forze ostili. No, la massoneria è una società iniziatica, per la quale quindi il segreto è essenziale. Che poi magari dietro questo segreto ci sia nulla, questa è un'altra questione, ma l'essenziale è che la gente creda che ci sia un segreto. E il segreto è una parte essenziale della massoneria. Da qui il simbolismo e l'allegoria, cioè le varie leggende massoniche di cui vi ho fatto un accenno prima, quella di Hiram, quella nei Rosa Croce di Christian Rosenkrantz, eccetera. Il simbolismo c'è in tutte le religioni, non c'è una religione che sia priva di simbolismo. D'altronde i sacramenti che noi riceviamo tutti quanti, sappiamo che la materia e la forma, cioè gli elementi materiali uniti alla formulazione di parole messe unite, danno un segno sacramentale che significa la grazia che noi non vediamo. E per la grazia, per la potenza divina che solo può dare un'efficacia dei segni puramente materiali, produce il sacramento e quindi la grazia nelle anime. Quindi il simbolismo nella liturgia, ma ovunque, è presente anche nel cattolicesimo, nel cristianesimo e persino nei santissimi sacramenti. Ma come vi ho appena spiegato, in un sacramento il segno, il simbolo, deve manifestare ciò che è invece spirituale. Per esempio, il lavacro esteriore del battesimo significa il lavacro spirituale della grazia. Invece in massoneria il simbolo e l'allegoria, tutto è corredato di citazioni, è un tessuto di citazioni di Paggio, ma anche di altri autori massonici, ha lo scopo non di palesare, ma di rendere occulto. Il simbolismo non è fatto, come può sembrare apparentemente, per significare in maniera allegorica, simbolica una verità, ma piuttosto per nasconderla. È la conseguenza del segreto visto prima. Per cui uno vede un simbolo e pensa che significhi una cosa, in realtà ne significa un'altra, ma in realtà ne significa un'altra ancora, fino a che non si giunge a capire che cosa significa veramente, oppure purtroppo si finisce col capirlo. Gli egizi, ci viene detto, usavano i simboli per nascondere piuttosto che per esprimere i loro pensieri, e vengono fatti vari esempi: la rosa e la croce in massoneria e nei Rosa Croce possono significare sia un simboli cristiani e Cristo, ma sia Venere e quindi simboli pagani, per giungere al simbolo fallico. E mi dispiace tanto, ma su questo simbolo fallico ci ritorneremo continuamente. Il 18° grado del cavaliere Rosa Croce ha tante interpretazioni, tutte valide e nessuna esclusiva. Così il simbolo della croce, a pagina 56, la scritta INRI, che per noi vuol dire Gesù Nazareno Re dei Giudei, ma per il massone significa ben altre cose, al numero 57. La croce per gli egizi, la croce ansata, non significava creazione ma emanazione. Il simbolismo è come anima, senza c'è una materia morta e inerte, quindi il simbolismo è in un certo senso non un mezzo per disvelare una dottrina, ma un fine a se stesso. L'insegnamento è insipido se non reso e non è reso appetibile dal fascino occulto del simbolismo. E qui padre Giantulli, visto che abbiamo iniziato ma non finito di parlare del culto fallico, ci dice alcune cose a questo proposito, per esempio in pagine 72 e 73, sempre citando autorità massoniche, questa volta per esempio italiane. Per esempio il Rosa Croce, le loro agape rituali, eccetera, eccetera, la formula con l'agnello di Dio, cioè l'immacolata natura che toglie i peccati del mondo. La rosa è più delicata e più gentile degli emblemi massonici, il fiore profuma grazia, venustà, giovinezza. La rosa fu anche l'emblema della donna, siccome la croce simboleggiava anche la virtù generatrice del sole, l'accappiamento dei due simboli, la croce e la rosa, esprime in forma onesta e gentile, con discreta e arcana figurazione, l'incessante riprodursi degli esseri.
La rosa sopra la croce è anche il modo più semplice di scrivere il geroglifico segreto dell'immortalità della vita e dell'universo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi ci sarebbero anche qui, ecco qui, allora. La croce dunque, sono sempre citazioni di massoneria, è un elemento importantissimo del culto fallico, questo naturalmente per i massoni. Tale croce, una citazione sempre di riviste massoniche, era costituita da un triplice fallo, si richiamava così i tre elementi, terra, aria, fuoco, uniti all'elemento primitivo l'acqua, che era considerato origine delle cose. E avanti di questo passo. Non posso leggere tutto perché non la finiremo più. Passiamo al capitolo 4, iniziazione, ingresso, illuminazione. Allora, la massoneria è una religione o non è una religione? Le fonti massoniche dicono l'una e l'altra cosa, perché bisogna intendersi cosa si pensa che sia la religione. La massoneria, da un lato, pagina 64-65, non è una religione, tant'è vero che il massone può essere di qualunque religione, ma non lo è perché è la religione primitiva ed incorrotta. Quella religione in cui tutti gli uomini convengono non è una, diciamo, minimo comune denominatore che troviamo oggi, ma è la religione primitiva che si manifesta sotto forme e facce diverse nel corso della storia. Essenzialmente la religione della massoneria è una gnosi primitiva che precede qualunque religione rivelata. L'iniziazione dell'apprendista è una nuova idea, loggia, per un lavoro massonico che però l'iniziato ancora non conosce. Deve morire al mondo profano, cioè a tutte le religioni esoteriche, cioè del di fuori, e nascere alla luce massonica, verità di Dio e dell'anima, infallibilmente enunciata, e qui viene citato Pitagora, che non può essere messo in dubbio, i dogmi non ci sono, ma Pitagora si vede sì. La massoneria include l'apostasia da tutto il passato, inclusa la propria religione, proprio quando vi dicono di mantenerla. Nel capitolo 5 vi è mostrato che c'è nella ritualità massonica tutti gli elementi di una religione. C'è un gran cappellano, c'è una dottrina su Dio, ci sono degli altari, delle cerimonie, delle feste, una liturgia e un rituale, una morale, un tempio. Ogni loggia è e deve essere il modello del tempio giudaico di Salomone, come dice Albert Pike. C'è un sommo sacerdozio, pagina 84-86, sul modello dell'Antico Testamento, culto, consacrazioni, unzioni, rituali. C'è anche appunto questo famoso Gadu, eccetera, e poi un insegnamento su Dio e sull'anima, che sono i due punti che l'apparente teismo inglese mantiene come punti, diciamo, necessari per essere una massoneria regolare. E nel capitolo seguente, il 6, si continua questa spiegazione. Ma che dice che la massoneria è un'istituzione eminentemente religiosa. Pike dice che è il fondamento, la massoneria, di tutte le religioni esoteriche. Ancora una volta c'è questa idea, quindi, che tutte le religioni esteriori per il volgo, rivelate a parole, sono solo delle manifestazioni esteriori di un'unica tradizione, più che religione, più antica e esoterica. Ogni religione è la versione esoterica, cioè esteriore e volgare, della massoneria. La massoneria non è cristianesimo, non ne è il sostituto, ma accoglie tutte le religioni, ma la sua religiosità è quella della natura e della primitiva rivelazione. Per questo si considera anche la religione. Tuttavia Giantulli nega il carattere religioso della massoneria e parla di ateismo massonico, per esempio la pagina 31 della sua opera, sempre corredato di abbondanti citazioni. Le due cose non si contraddicono affatto se vediamo chi è Dio in massoneria. Al capitolo 7 vediamo massoneria e paganesimo, ma come vedremo poi, al capitolo 9, massoneria e cabala.
Mackey nel Masonic Ritualist si richiama agli antichi misteri greci, romani, i fratelli romani, dice, eleusini, mitraici, sabei, druidici, induisti, buddisti. Dice, i massoni istruiti sono sempre stati disposti ad andare oltre le semplici espressioni tecniche stereotipate e a guardare la storia e la filosofia delle antiche religioni e all'organizzazione degli antichi misteri per una sincera spiegazione della maggior parte dei simboli della massoneria. La massoneria espone il culto del sole. E vediamo, in loggia ci deve essere necessariamente il sole e la luna e il cielo stellato, cioè la loggia è una riproduzione non solo del Tempio di Salomone, ma dell'universo, della natura, del mondo. Ebbene, questo culto per esempio è simboleggiato in un rito di origine pagana ripetuto in loggia della circumambulazione, cioè di camminare in circolo. Il sole infatti è un passaggio dalla morte alla vita, ma è anche generazione di vita, e quindi ancora una volta, come dimostrato le citazioni, pagina 113, un simbolo di culto fallico. Al sole come rigeneratore o rivivificatore di tutte le cose va riferito il culto fallico, che costituisce l'aspetto prominente dei misteri. È così che il sole è diventato tanto importante nel sistema massonico. Il massone deve costruire spiritualmente il Tempio di Salomone, ma il Tempio egizio fu il reale archetipo del Tempio di Mosè, che era, secondo tutti gli iniziati, un mago egiziano. Mackey, la voce culto fallico, il dizionario della massoneria, citato alla pagina 119, spiega il mito di Iside e di Osiride, e quindi il fallo come simbolo del principio generativo maschile, che era universalmente venerato presso gli antichi anche come mito religioso, senza che ci fosse il minimo riferimento ad alcuna implicazione impura o lasciva, naturalmente parlando da naturalisti. Il naturale non è mai osceno, per esempio viene detto, per gli induisti, e non solo. D'altronde il massone deve giurare di rispettare l'onorabilità delle mogli e delle figlie dei fratelli massoni, che il commento degli altri massoni è molto semplice: e le altre, cioè le mogli dei figli dei non fratelli massoni, non hanno diritto alla rispettabilità dei fratelli massoni? Sembra di no. Ancora una volta viene citato in varie versioni, nelle religioni e tradizioni diverse, il fallo o il lingam per gli indiani, il principio maschile, Teis o Ioni nel principio femminile, il tempio stesso nel simbolo, perché entrando nella loggia e nel tempio, come d'altronde nell'antico tempio di Salomone, naturalmente l'interpretazione massonica, troviamo le due colonne, quella di Boaz e quella di Yakin, le quali sono simboli fallici. Così pure nel cerchio, che è simbolo femminile, cioè un simbolo anche massonico, abbiamo anche lì il punto, che invece è simbolo maschile, i due grandi principi da cui viene tutto. Zeus stesso, cioè la divinità, è ermafrodita, e questa è dottrina che troviamo sostanzialmente, quella dell'androgeno, sia per riguardo all'umanità in Platone per esempio, sia nella dottrina della Cabala e degli ebrei, non dell'Antico Testamento, la Cabala degli ebrei, e ripetuta anche da Wojtyla. Abbiamo fatto tutto un articolo su Daligium su questo tema, cioè anno della famiglia o dell'androgeno primitivo. È uno dei grandi miti, delle grandi idee che ritornano costantemente. Sempre in loggia hanno un significato simbolo anche i due San Giovanni, poveri San Giovanni, che sono il simbolo del solstizio, e quindi cancro, capricorno, estate, inverno, quando il sole tocca i punti nord e sud del cerchio, il corso del sole e il corso del sole, simbolo femminile. Gli stessi tre che presiedono la riunione di loggia, il maestro, il primo sorvegliante, il secondo sorvegliante, sono da un lato simbolo del corso del sole, mentre la loggia del mondo è l'universo, eppure nello stesso tempo hanno un altro simbolo, perché sono simboleggiati dalle colonne, sappiamo già le colonne cosa sono. Sul simbolo fallico Giantulli scrive lungamente, pagina 64 a 68 e da 70 a 78, sia sulle due colonne Boaz e Yakin che nell'inversione delle lettere,
sono Zob e Nikai, che in arabo significano delle oscenità. E Reghini, il grande maestro pitagorico, che tanta influenza prima di litigare ebbe su Giulio Sevola, manifesta, qui abbiamo questo tratto da Arturo Reghini, il famoso libro Le parole sacre di passo dei primi tre gradi e il massimo mistero massonico, i simboli e i concetti corrispondenti alle due parole sacre del primo e secondo grado, ogni grado una parola sacra, misteriosa, segreta, che bisogna conoscere, solo iniziato le conosce, sono i seguenti. Primo grado è Boaz, secondo grado è Yakin. Significato per Boaz è l'attività, la virtus, per Yakin è la passività, la pazienza. Nella Kabbalah corrispondono a Yod e a Bet. Nel significato ideografico uno è il verticale e l'altro l'orizzontale. In quello massonico il perpendicolare l'uno, la livella l'altro. Nel tarocco i bastoni uno, le coppe l'altro. E poi c'è la corrispondenza fallica. Quindi Boaz, che è una colonna, è il fallos, e invece Yakin è Kteis, ovvero sia l'organo sessuale femminile. Il Teis, dice Eliphas Levi, famoso occultista, è la casa del fallo. Poi c'è quello astrologico, sole e luna, alchemico, oro e argento, cosmogonico, fuoco e acqua, spirituale, vita e mortificazione, e avanti di questo passo. Così pure, come abbiamo già detto, il simbolo della rosa e della croce. Vediamo cosa dice l'ebreo massone Ascarelli, sempre qui sulla simbologia massonica, alla pagina 71. Roberto Ascarelli, presidente della Gran Loggia d'Italia del rito simbolico italiano: il mondo, per il suo futuro, cioè per la sua eternità, ha bisogno di procreare. Il yod ebraico, che corrisponde grosso modo al J di Yakin, è il simbolo del sesso maschile. Il bed, che corrisponde grosso modo al B di Boaz, corrisponde al simbolo femminile, perché bed significa casa, da cui l'idea di ricettacolo, caverna, utero. Se vogliamo ancora una curiosa conferma magica di questa interpretazione, teniamo presente unicamente le consonanti, ben sapendo che in ebraico non si scrivono le vocali, scriviamo Yakin con un kaf, cidur e un nun, e leggiamo viceversa, al contrario, troviamo che il nun e il kaf sono il segno scritto del coito e della copula, mentre scrivendo il bed e il zain li leggiamo viceversa, abbiamo il segno scritto dell'organo fecondatore, il fallo. Leggere al contrario è comune dell'interpretazione magica cabalistica. Tutte queste le parole di Ascarelli. E d'altronde cita anche la rosa e la croce, pagina 72-74. Il G iscritto nel pentagramma, il G che è sopra il venerabile in ogni loggia, non è il G di God, di Dio, o sì, è il G di Dio, come quello di geometria, come quello di generazione. Anche il maestro e i due sorveglianti. Allora cita poi il famoso Carducci: e tu ridevi, stella di Venere, Lucifero, stella d'Italia. Vabbè, il dio della massoneria, capitolo 8. C'è ancora tempo? Teoricamente no? Praticamente sì. Massoneria e cabala non lo volete sentire? Andiamo avanti un pochino. Il dio della massoneria, la loggia è aperta nel nome di Dio e dei due venerabili San Giovanni, ma abbiamo già visto chi sono questi due santi. E Dio chi è? La massoneria è eccessivamente tollerante, citazione, rispetto alle credenze religiose. Questo è l'adogmatismo, il non esclusivismo, l'ecumenismo, potremmo dire, massonico propinato ai profani. Basta credere in Dio nella vita futura per gli anglosassoni. Sopra la sede del maestro a est sta la lettera G, come la croce nelle chiese, che sta per Dio, ma piuttosto per geometria, e che è la teologia della massoneria, lo studio della natura, il culto della natura. Ma indica ancora più la lettera ebraica, antico simbolo ebreo cabalistico, per indicare il tetragrammaton di Jehovah,
Testimoni di Geova, stati fondati da un massone, si vede bene. Lettera che possiede la stessa forza e lo stesso significato che la lettera Yod ha presso i cabalisti. E non il Dio biblico che Paichi ride, leggete la pagina 131-132. Quindi G per geometria, il massone è il gran geometra, il suo Dio è il Gadu o l'Al-Gabil, nome cabalistico della divinità suprema, è il capomastro dove i massoni sono gli operai. Ma God, Dio, sta anche per Gomer, Oz Dabar, saggezza, forza, bellezza, i tre pilastri. Chi sono la saggezza, la forza e la bellezza? La forza è il principio maschile, la bellezza è quella femminile, evidentemente siamo al solito punto. Il monolito, colonna circolare, era per gli antichi il simbolo dell'energia creativa e generativa della divinità. E tra queste colonne falliche che troveremo la vera origine del culto delle colonne, che costituiva solo una forma del culto del fallo, il più predominante di tutti i culti a cui gli antichi erano dediti. E Machi spiega ancora che Dio è, come abbiamo già visto, bisessuale, o era un afrodita, e questo è molto aggiornato ai tempi nostri. Questo Dio è la natura, per cui anche l'ateo in realtà riconosce il Dio natura. Ecco perché Guéron dice che i francesi, dichiarando il loro ateismo, non si discostano dal Gadu degli anglosassoni, perché questo Gadu, questa divinità, è la natura. E anche un ateo può riconoscere la natura, come Spinoza d'altronde. Poi tutta una astrusa spiegazione della Trinità fatta da Pike con il triangolo, l'animo, ne pater, agnosto, il pensiero, l'anima, eccetera, ma anche qui sono tutte trinità che poi, gira e rigira, finiscono sempre allo stesso punto. Allora, visto che non abbiamo tempo e che ci hanno già detto che ho sforato il tempo, allora qui c'è Massoneria e Cabala, che è il capitolo 9, e dove praticamente si cita la famosa teoria appunto dell'Enso, beh, ve lo leggo. Un nome di Dio vale l'altro, questo è il mio riassunto, sì e no. Il vero nome, il nome perduto, e i testimoni di Geova lo dicono, è Geova, tetragrammaton, che i massoni, come gli ebrei, non possono pronunciare. Gli sostituiscono nomi esplicativi: Yah, il dio del sole siriano, On, il dio del sole egizio, Baal, il dio del fuoco caldeo, che può essere Mitra o Apollo. Yahweh non vuol dire colui che è, come diciamo noi, ma letto cabalisticamente vuol dire lui, lei. Un po' come Vladimir Luxuri. Dio crema l'uomo a sua immagine, maschio e femmina. Fondamento del nostro dogma e dei nostri misteri, dice Pike. Il Dio della Kabbalah è l'Ein Sof, o l'Ein Sof, cioè nella Kabbalah, questo Dio che è il nulla praticamente, l'infinito nulla, è in non esistente, inconoscibile, impronunciabile, che si autocontrae, si limita, perché prima quando è il nulla vuol dire che è totalmente indefinito, e per diventare qualcosa deve limitarsi e quindi definirsi con quel processo che i cabalisti ebrei chiamano Zimzum. E allora lì emana le Sefirot, che nella Gnosi sono i vari, le varie nell'agnosticismo, eccetera, le varie emanazioni, e che gli ebrei chiamano una Sefirot, quindi le Sefirot, quindi la prima delle quali, ecco che arriviamo a quello che citava Guéron, è l'Adam Kadmon. L'Adam Kadmon, o uomo archetipo, universale, è la prima emanazione del Dio che è il nulla, che contraendosi ci dà l'uomo universale, che non è noi, con cui si manifesta il nome Yahweh o Dio, idea dell'universo. Dotato di corpo con Yesod, organo maschile, e Malkut, organo femminile. Adam Kadmon è il macrocosmo, mentre l'uomo è il microcosmo. L'uno discende dall'altro, l'Adamo superiore, l'Adamo inferiore. Adamo, dice Pike, è il tetragramma umano sommato dal misterioso Yod della Cabala, immagine del fallo cabalistico, eccetera, eccetera, eccetera. Qui purtroppo c'è ancora da dire tanto altro, ma non posso dire di più, tranne per concludere, vi do alcune due citazioni, o tre, interessanti, e finiamo qui perché non ho più tempo.
Allora, alla pagina 165 abbiamo una citazione di Pike. Allora, il nome di Yahweh deve essere rovesciato, come avete visto, e Pike dice: il vero nome di Satana, dicono i cabalisti, è quello di Yahweh rovesciato, perché Satana non è un dio nero, ma la negazione di Dio. Il demonio è la personificazione dell'ateismo o dell'idolatria. Per gli iniziati non si tratta di una persona ma di una forza, creata per il bene ma che può servire al male, può. È lo strumento della libertà, del libero arbitrio. Gli iniziati rappresentano questa forza che presiede la generazione fisica, sotto la forma mitologica e dotata di corna del dio Pan. Da questo deriva il capro del Sabba, fratello dell'antico serpente, il portatore di luce o fosforos, di cui i poeti hanno fatto il falso Lucifero della leggenda. Sempre a questo proposito, la Dame Cadmoni in Ciantulli, potete leggere la pagina 63, ma non ho tempo. Poi ci sarebbe l'anima umana, questa scintilla divina, come dicono gli gnostici e anche qualcuno di nostre conoscenze. Vabbè. Infine c'è l'esaltazione della Cabala di Pike, pagina 202-203, e poi di nuovo l'esaltazione del serpente alla pagina 216, e qui finisco. L'uomo, dice Pike, è caduto, ma non a causa della tentazione del serpente, perché presso i fenici si riteneva che il serpente prendesse parte alla natura divina, che fosse sacro, come in Egitto. Esso era considerato immortale, a meno che non fosse ucciso con violenza, ritornando giovane nella sua vecchiaia, entrando in se stesso e consumandosi. Il serpente disposto in circolo, famoso simbolo, con la coda in bocca, il simbolo di eternità. Con la testa di un falco possedeva una natura divina, il simbolo del sole. Perciò una setta di gnostici lo adottò come genio buono, e sempre per questo motivo Mosè innalzò nel deserto il serpente di bronzo a cui tutti gli israeliti guardarono e vissero. Questo quindi è più o meno sostanzialmente un riassunto di questa idea della massoneria. Vi rendete ben conto che tutti questi vaneggiamenti ben meritano di essere nascosti con il segreto, perché una volta che sono conosciuti non sono molto attraenti, almeno sinceramente per me no, non molto attraenti, solamente che attirano per le parole elevate, per i simboli e per l'apparenza appunto di elevatezza di dottrine che, dette in maniera volgare, non interesserebbero spiritualmente, possiamo dire così, nessuno. Quindi qui mi devo fermare, perché dobbiamo passare poi alla terza lezione. Per chi vuole approfondire il tema, io consiglio la lettura di Ciantulli, credo si trovi da qualche parte, e del saggio sulla massoneria. Thank you.